Buongiorno a tutti amici trader, bentornati a Trading Floor, il nostro appuntamento quotidiano con le analisi tecniche dell'ufficio studi di finanza online. Il mercato oggi apre sostanzialmente in pari, ma insomma dopo la seduta di ieri particolarmente positiva e comprensibile, oggi c'è anche appunto il meeting della BCE, in realtà non ci sono grandi attese al riguardo, poi anche un po' diciamo di movimento c'è stato invece lato USA-Cina, come sempre infatti se voi andate sul nostro sito Finanza Online, quella che vedete adesso è la home page, trovate un po' tutti gli aggiornamenti in tempo reale, compresa anche la preapertura e l'apertura di mercato. Infatti, qua leggete Piazza Affari causa nel giorno della BCE, acquisti su FCA e Atlantia, e si parla appunto anche di un po' di tensioni tra USA e Cina con il segretario di Stato americano Mike Pompeo, che avrebbe anticipato una possibile restrizione dei permessi visa per alcuni impiegati delle aziende tecnologiche cinesi. Insomma, situazione comunque che rimane, diciamo, fluida, da delineare su diversi fronti, però per il momento comunque il mercato rimane positivo e il FTSE MIB si porta su un livello, adesso poi lo vedremo come sempre, importante. Vi ricordo, settimana prossima, ormai ci siamo, infatti martedì 21 abbiamo il meeting, il classico meeting mensile, appuntamento fondamentale con i webinar di Unicredit, ospite Alessandro Aldrovandi, che come sapete è sia un socio professional, sia quindi un analista tecnico doc e trader professionista, ma anche appunto un socio IAF, quindi analista finanziario, quindi diciamo lavora sia sui fondamentali che sull'analisi tecnica, che diciamo è un compendio che io apprezzo tanto, anche perché anch'io sono appunto sia legato alla SIAT che all'IAF. Quindi, come sempre, per iscriversi basta andare nella home page, verso la parte centrale della pagina, trovate tutti gli eventi, webinar Unicredit, e l'iscrizione ovviamente è gratuita, si parlerà chiaramente anche di certificati. Noi invece oggi vediamo il FTSE MIB, poi ho scelto due titoli che hanno una situazione tecnica a mio avviso interessante, in primis Buzzi Unicem e poi anche Leonardo. Il FTSE MIB oggi apre sostanzialmente in pari, lo vedete, ma insomma comprensibile visto il livello chiave che ha raggiunto e visto anche insomma la seduta di ieri che è stata insomma, molto, molto positiva, oltre un 2% di, diciamo, di guadagno, ma come vedete insomma, ci siamo riportati sulla resistenza statica fondamentale, quella dei 20 di area 20.200 punti. In realtà appunto siamo leggermente al di sopra, però ecco quello che ci deve essere insomma, è un po' un superamento in chiusura oggi probabilmente con un po' di volatilità. Per confermare effettivamente il break di questo livello, in tal caso appunto avremo come target, l'abbiamo detto tante volte, la media mobile 200 periodi, diciamo la fascia di prezzo compresa tra la media mobile a 200 periodi che è in area 20.870-20.900 punti e poi i 21.155 che sono un livello psicologico chiave perché è quello del Fibonacci, o meglio del ritracciamento del 61.8 di Fibonacci di tutto il trend ribassista avviato a febbraio. Quindi in caso di rottura di questo livello, allora si prosegue al rialzo verso questo obiettivo. Al ribasso invece abbiamo una fascia di prezzo compresa tra 18.481 e 18.000 punti, quindi siamo ben distanti in questo momento. Diciamo che forse un supporto un po' più importante rimane quello, cioè più vicino o meglio, quindi diciamo di breve periodo, quello dei 19.174. Una rottura di questo livello e della trend rialzista che vedete disegnata ci darebbe diciamo, un primo segnale di debolezza con target poi sulla fascia di prezzo supportiva particolarmente importante che è quella dei 18.481-18.000 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Bella l'impostazione grafica di Buzzi che ieri ha chiuso con oltre un 5% di performance, lo vedete dopo una fase diciamo, di spinta, no? Di test di questo livello di resistenza chiave a 20 euro, appunto l'ha testato più volte, dove passa anche la media mobile 200 periodi, c'è stato un break, quindi sicuramente una rottura in forza sia in termini di volatilità, lo vedete, insomma, appunto abbiamo avuto un più 5%, ma anche in termini di
di volumi, potete vedere i volumi infatti sono nettamente sopra la media. RSI tra l'altro ancora non è andato meglio, appena appena in iper comprato, quindi c'è ancora un po' di spazio per salire. L'impostazione grafica quindi del titolo rimane assolutamente a mio avviso interessante, diciamo per chi avesse comprato io non vedo ragioni in questo momento per uscire, potrebbe fare anche se il mercato dovesse diciamo girare un po' in negativo in queste giornate un pullback su 20 euro, ma quello potrebbe essere un'occasione anche di acquisto a prezzi più bassi per chi invece volesse entrare, oppure diciamo al superamento del massimo di ieri altra opportunità di ingresso con target. A questo punto io direi che il titolo sta andando a chiudere questo gap, quindi quello di febbraio, ma diciamo che rotti 20 euro ha senso, dal punto di vista razionale, statistico, ha senso anche un graduale ritorno sui massimi, quindi in area 23,66. A ribasso invece diciamo un break di 20 euro e della trend line rialzista, che la vedete qua delineata bene, ci darebbe un segnale negativo. In particolare potremmo darci come diciamo livello, ve lo segno qua, ecco, potremmo darci come livello 18,89, quindi diciamo un ribasso sotto 18,89 sarebbe invece diciamo un segnale negativo, probabilmente associato a qualche problema o negli Stati Uniti, perché sapete che Buzzi fa buona parte del fatturato e dei margini, ma praticamente tutto negli Stati Uniti, oppure anche potrebbe essere ovviamente qualche cosa che riguarda invece l'Italia e l'Europa. Nel weekend sapete si parla di recovery fund, quindi quello è fondamentale per noi, e quindi chiaramente potrebbe esserci purtroppo anche il mercato potrebbe anche girare, però per il momento assolutamente questa è un'impostazione rialzista. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 11 22. Bello anche il grafico di Leonardo, che ieri ha fatto molto bene. Il titolo ha infranto la trend ribassista di breve periodo, in realtà appunto l'ha fatto questo nella seduta del cioè precedente, quindi non ieri, ma diciamo appunto il 13 di luglio, poi appunto il 14 ha confermato il break, e poi avete visto c'è stata l'accelerazione importante. Anche in questo caso diciamo a mio avviso Leonardo ha un grafico positivo, molto dipenderà appunto dalle evoluzioni dei prossimi giorni, quindi in particolare del weekend probabilmente, però comunque anche qui fortissimi volumi, volatilità molto forte, RSI sopra il livello del 50, ma ancora ampio spazio per crescere, quindi anche in questo caso diciamo l'impostazione grafica sembra diciamo portare, no, a appunto come target quello che è compreso nella fascia tra i 7 euro e i 7,24 euro, che altro non è che il 38,2 di Fibonacci. Poi ovviamente qui abbiamo un livello di stop importante e adesso è difficile fare previsioni ulteriori, però diciamo questo come target dovrebbe esserci diciamo nelle corna, nelle possibilità di Leonardo. Dove invece le cose si mettono male, e quindi purtroppo diciamo questo segnale sarebbe praticamente negato, ma diciamo che sotto i 6 euro già non ci piacerebbe tantissimo, però potrebbe anche fare un pullback sulla ex trend ribassista per poi ripartire, quindi come al solito guardate i volumi, in particolar modo la volatilità, cioè se dovessero esserci delle sedute negative a Piazza Affari ci potrebbe essere anche, no, una specie di pullback di ritorno su questa trend per poi magari la ripartenza. A quel punto poi il buy sarebbe al superamento del massimi attuali. In caso contrario diciamo invece un ritorno al di sotto della trend insomma sarebbe un segnale negativo, soprattutto se poi andiamo anche sotto 5,7 euro, quindi poi il target a 5,25 euro e poi ovviamente in caso di rottura di questa fascia di prezzo potremmo anche tornare sui minimi di 4,38, però diciamo per il momento il segnale nel breve periodo sembra essere assolutamente positivo. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.